Amici di Auto Digest, ben ritrovati. Sono Gisella Donadoni ed oggi vi voglio presentare quello che è definito il SUV di lusso più potente del mondo. L'Aston Martin DBX 707. Aston Martin, come sapete, è una storica e famosa casa automobilistica britannica che iniziò a produrre auto sin dal 1926. Negli anni 50 vinse la 24 ore di Le Mans, ma la sua fama mondiale nacque con i film della saga dedicata all'agente 007 e alla sua mitica Aston Martin, la DB5. Il suo nome, 707, non deriva certo dal famoso Boeing che tutti noi ben conosciamo, ma indica il numero dei cavalli espressi dall'8 cilindri a V4 litri biturbo. Un'auto che vuole essere espressione del lusso assoluto e di dinamica suprema e che dichiara 1-0-100 in soli 3 secondi e 3 centesimi. DBX 707 è orgogliosamente costruita a mano a St. Athan nel Galles. Guardate l'interno, curatissimo, meraviglioso, naturalmente tutto personalizzabile. L'obiettivo dei progettisti è stato garantire a questo SUV da oltre 2 tonnellate l'agilità e la guidabilità di una vera sportiva Aston Martin. Sono importanti, oltre 5 metri e 39 centimetri di lunghezza e oltre 2 metri di larghezza, il che rende impegnativo utilizzarla sulle vie strette delle nostre città. Ma la DBX 707 è soprattutto una vettura da viaggio ed una sportiva da utilizzare sui percorsi più emozionanti e ricchi di curve, proprio come ci mostra Valerio. Bene, adesso vediamo come va su strada. Su strada, la Aston Martin DBX 707 offre emozioni sin dal primo momento, con un sound profondo e un'accelerazione spaventosa. Su strada aperta mostra un controllo e precisione impeccabili per una tenuta di strada e freni d'autentica sportiva, insospettabili su un SUV così grande e lussuoso. Abbina prestazioni immense al comfort e status di una grande berlina di lusso. Velocissimo il cambio con i paddles al volante, senza contare le emozioni create da un sound davvero entusiasmante. È imponente davanti con una grande griglia, affiancata e slanciata e muscolosa, con lo spoiler labbro sul tetto per aumentare la stabilità alle alte velocità. Bellissimo il sistema di scarico a 4 terminali di grande diametro. E guardate che cerchi enormi da 23 pollici che promettono una stabilità fuori dal comune. Anche all'interno la caratterizzazione è sportiva, pur se lo spazio è immenso con un comfort garantito. In città si guida con dolcezza e facilità anche nelle manovre. Sedili sport, piano black con finiture in fibra di carbonio. L'aspetto scenico è garantito. Difetti, ne vogliamo parlare? Ma per un'auto di questo costo il consumo ovviamente non può essere un difetto. Certo, fare i 5 km con un litro è un'impresa. E un altro sono le dimensioni. È lunga più di 5 metri ed è larga più di 2 metri. Quindi nelle nostre città e in molti dei box costruiti negli anni 50 e 60 non entra. Nei parcheggi pubblici, ammesso che vogliate parcheggiarla, è molto difficoltoso perché, come sapete, gli architetti progettano gli spazi per 2,25 metri. E con 20 centimetri è molto difficile uscire da una parte o dall'altra, soprattutto se c'è un altro SUV accanto. Ovviamente per chi ha box enormi.
per gli spazi americani e del Medio Oriente, in Cina, va benissimo. Da noi, pensateci.